Il veicolo è dotato di varie segnalazioni luminose per tenervi informati. La maggior parte di esse si illumina brevemente all'avvio del veicolo. Il cruscotto del vostro veicolo potrebbe essere diverso da quello mostrato, ma le segnalazioni luminose hanno la stessa funzione. Le segnalazioni luminose sono a colori in modo da aiutarvi a stabilire con immediatezza l'azione da intraprendere. Come la luce rossa del semaforo, una spia luminosa di colore rosso significa che dovete fermare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contattare un riparatore autorizzato Mazda. Esempi di questo tipo di segnalazione sono spia luminosa generale, spia sistema di carica, pressione olio motore, airbag e pretensionatore cintura di sicurezza anteriore, temperatura refrigerante motore alta, spia luminosa sistema frenante. L'indicatore luminoso giallo significa che c'è qualcosa da controllare immediatamente da soli o presso un riparatore Mazda, ma si può continuare il viaggio per un certo periodo di tempo. Quando uno di questi indicatori si accende, contattare un riparatore Mazda. Spia luminosa ABS, spia gestione motore, servosterzo, scadenza manutenzione, spia luminosa sistema controllo trazione e sistema di controllo dinamico di stabilità sempre accesa, monitoraggio pressione pneumatici, fermare il veicolo in un luogo sicuro e controllare la pressione degli pneumatici. Se la pressione è ok, è possibile proseguire, ma è importante tenere presente che il sistema deve essere controllato da un riparatore Mazda. Queste segnalazioni richiedono un'azione che potete eseguire da soli. Riserva carburante, luce antinebbia posteriore, basso livello liquido per parabrezza, cintura di sicurezza slacciata, cintura di sicurezza posteriore slacciata, porta socchiusa. Gli indicatori luminosi blu, verdi o di altro colore informano sullo stato di un sistema quale temperatura refrigerante motore bassa, fari abbaglianti accesi. È possibile trovare i dettagli per ciascuna segnalazione luminosa applicabile al veicolo facendo riferimento al manuale di uso e manutenzione.